Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Gli occhi, il cuore e la mente di tutti gli italiani oggi sono posati sui funerali di Stato e sul dolore, lutto nazionale che in qualche modo ha reso omaggio alle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Davvero difficile parlare di altro, anche se volendo vedere il risvolto, possiamo dire così, positivo della medaglia, si è messo in moto comunque un meccanismo di controlli, di sicurezza, insieme naturalmente alla paura e alla perplessità di tanti cittadini legati proprio alla volontà di tutti di fare in modo che tragedie del genere non accadano più in nessun comune d'Italia. Anche a Salerno e in tutta la provincia le bandiere a mezza asta hanno in qualche modo reso omaggio alle vittime di Genova, nel frattempo saliti a 41 con la scoperta di altri morti sotto le macerie a poche ore dai funerali di Stato di alcune delle vittime della tragedia di Ferragosto. Uno squarcio del cuore della città e della inesorabile fragilità della condizione umana. Poche parole per il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, all'omelia per i funerali di Stato nella Fiera di Genova in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Premier Giuseppe Conte e dei Presidenti di Camera e Senato. Mentre nella mente di molti resta però ancora forte il grido di dolore del papà di Giovanni Battiloro, uno dei quattro ragazzi di Torre del Greco per i quali le famiglie hanno rifiutato i funerali di Stato e celebrato già ieri l'ultimo addio, puntando il dito proprio contro lo Stato che non ha tutelato la sicurezza dei suoi cittadini. Oggi per tutti è difficile parlare di altro, perfino le bacheche dei social si sono zittite per rendere omaggio ad una tragedia che ha ferito non solo Genova, ma l'Italia intera e quantomeno messo in moto un meccanismo benefico di controllo e monitoraggio per rispondere a quel senso di impotenza, paura e perplessità dei cittadini che in ogni parte d'Italia chiedono che tragedie del genere non si verifichino più. Non solo Genova dunque dovrà rimboccarsi le maniche, non basta quella bandiera a mezz'asta a dire che siamo tutti vicini alle famiglie al capoluogo ligure. Tutti potevamo essere su quel ponte, trovarci a passare per un segno fatale del destino e tutti oggi dobbiamo fare la nostra parte in modo che le cose cambino. Intanto, come dicevamo, proprio la tragedia di Genova ha messo in moto un meccanismo di prevenzione che guarda non soltanto alla tenuta di alcune arterie, di ponti e viadotti in primo luogo, ma anche alle scuole. Priorità agli edifici scolastici e attenzione da parte dello Stato viene chiesta anche dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici. Solo dirigenti. Una buona notizia arriva dal comune di Pellezzano che ha avuto il sì della giunta regionale su alcuni progetti proprio per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza di alcune scuole. Edifici scolastici e arterie. La sicurezza dei cittadini passa essenzialmente su questi due percorsi prioritari. Lo sanno bene gli amministratori locali che hanno avviato una serie di azioni per mettere in moto la macchina importante della prevenzione. Già ampiamente detto del Comune di Salerno, che guarda con attenzione risposte operative alla stabilità del suo viadotto Gatto, anche da Nocera Inferiore il sindaco Manlio Torquato ha tenuto a far sapere di aver avviato una serie di verifiche sulle strade di sua competenza. Per tranquillizzare e prevenire eventuali rischi, andando anche a convocare un'apposita conferenza di servizi. Ma alla luce dei tremendi fatti di Genova, si guarda, come dicevamo, con preoccupazione anche allo stato di salute delle scuole. Lo ha fatto con una lettera aperta l'associazione Solo Dirigenti, guidata dal salernitano Alessandro Turchi, ribadendo i dati del rapporto ecosistema scuole di Legambiente, per il quale il 41% delle scuole è situato in zone ad alto rischio sismico e una su due non ha certificato di idoneità statica. La scuola sia collocata di diritto al primo posto nell'agenda della priorità del sistema Italia, ha scritto Turchi nella sua lettera. E su Priorità questo fronte Pellezzano, arriva una buona la prima notizia che da faremo è quella di Pellezzano, dove il rendere i neosindaco cittadini edotti Francesco della Morra reale ha pubblicato una situazione delibera finanziaria e sovrattutto di regionale fare con la scelte quale anche vengono importanti stanziati fondi da questo per punto la di messa vista. in sicurezza Subito di dopo alcuni metteremo edifici mano per quanto scolastici riguarda la situati nel manutenzione del territorio territorio del con gli comune della Valle interventi, dell'Irno, la che rete di riguarderanno in illuminazione modo pubblica, lo particolare dei slancio di lavori di importanti sede completamento politiche della scuola giovanili, dell'infanzia di sicuramente Via cercare di Fravita a prevenire
Terzano dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia primaria di via Nicola Russo a Coperchia e l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di via Fravita. Apriamo adesso la pagina dedicata alla cronaca. A Villa Malta, nell'ospedale di Sarno, sarà aperta un'inchiesta sulla morte di un 47enne. I dettagli nel servizio. Presunta malasanità nell'agro, è stata aperta un'inchiesta sulla morte del 47enne paganese Francesco Avitabile, deceduto alle prime luci dell'alba di ieri all'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno. Un calvario iniziato domenica scorsa e finito con un triste epilogo ieri mattina. I familiari del ragazzo nella tarda serata di ieri hanno sporto denuncia querela direttamente nelle mani del comandante della stazione dei carabinieri di Sarno, Toni Vitale, che a sua volta girerà l'informativa al PM di turno, il dottor Ernesto Caggiano, che tra lunedì e martedì deciderà se effettuare l'autopsia sulla salma posta sotto sequestro nella morgue dell'ospedale sarnese. Ma ripercorriamo la vicenda del povero ragazzo attraverso la testimonianza dell'avvocato della famiglia Luigi Calabrese. L'odissea di Francesco Avitabile inizia domenica scorsa, quando il ragazzo, a seguito di una puntura per alleviare la sofferenza del mal di schiena, inizia a preoccuparsi per il gonfiore del gluteo destro e della gamba. Arrivato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, il giovane paganese sarebbe stato sottoposto ad un intervento per la rimozione del pus, formatosi a seguito di un ascesso e dimesso il mattino seguente ed invitato a tornare il mercoledì per la medicazione. Il mercoledì mattina però il giovane torna al nosocomio nocerino, accusando oltre al gonfiore del gluteo e della gamba anche forti dolori alla pancia, ma sarebbe stato tranquillizzato e dopo l'intervento di ripristino viene rispedito a casa ed invitato a tornare dopo Ferragosto. Ma il peggioramento delle condizioni del ragazzo mettono i familiari nella condizione di far intervenire un'ambulanza per portarlo al pronto soccorso, prima a Nocera Inferiore dove non vi era posto e poi a Sarno adagiato su una barella in corsia dove gli vengono prestate le cure e fatte lavaggi e prelievi per le indagini del caso. I familiari del ragazzo, nella persona della sorella, è stata con lui sino alle 4 del mattino in ospedale, quando è tornata a casa per riposare un pochino. Ma alle 7 del mattino la telefonata che giammai avrebbero voluto ricevere, quella del decesso a seguito di arresto cardiaco del povero Francesco. Una notizia di cronaca che riguarda invece il territorio comunale di Ponte Cagnano Faiano, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne, un presunto spacciatore che è stato trovato in possesso di dosi di eroina e cocaina, le stava cedendo agli occupanti di un autoveicolo che alla vista dei militari sono riusciti a darsi la fuga abbandonando le dosi di droga. La perquisizione del 21enne ha permesso di recuperare anche la somma di 60 euro, mentre nella sua abitazione sono stati ritrovati altri quantitativi di droga, in particolare hashish e marijuana, e tutto è stato sottoposto a sequestro. Ed ancora cronaca che ci porta a parlare di una brutta storia di violenza sessuale. I carabinieri hanno arrestato un 46enne a Battipaglia che picchiava sotto l'uso anche di alcol e droghe la sua compagna, la costringeva anche ad avere rapporti sessuali. Maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e violenza sessuale continuata sono le gravi accuse nei confronti di un 45enne di Battipaglia arrestato ieri dai carabinieri della compagnia guidati da Eric Fasolino, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma. L'indagine è nata dalla denuncia sporta a luglio dall'ex compagna, una 29enne residente a Roma, che ai militari ha raccontato di essere vittima di continue umiliazioni e percosse subite nel corso della relazione con il 45enne. L'uomo, reso ancora più aggressivo dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, costringeva anche l'ex compagna ad avere rapporti sessuali consumati con la forza. A suo dire, ha raccontato la 29enne ai carabinieri, i rapporti sessuali
consumati contro la volontà della vittima erano un modo per scusarsi del comportamento violento assunto. Nello specifico, l'uomo, a partire dal mese di novembre del 2017, aveva anche spesso colpito la compagna con schiaffi, pugni e calci che le avevano cagionato anche lesioni giudicate guaribili entro i 10 giorni. Con l'arresto di oggi i carabinieri hanno finalmente fermato questa ennesima storia di violenza nei confronti di una donna. Ed è anche l'estate dei blitz sulle spiagge contro i venditori ambulanti abusivi. Una nuova operazione si registra nel comune di Agropoli, dove la polizia municipale, a seguito di mirati controlli, ha sottoposto a sequestro merce di diversa tipologia che veniva venduta sugli arenili cittadini agropolesi da extracomunitari. Nel contempo il comando di polizia municipale fa anche sapere che ha aumentato dall'inizio della stagione estiva 2018 il numero di verbali elevati anche per il mancato rispetto del codice della strada. Stanno avendo anche risultato i varchi elettronici installati in alcune zone a traffico limitato, in particolare per il varco di via Flavio Gioia. Torniamo adesso nell'agro nocerino sarnese, dove sono stati sforati i livelli minimi per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ed il sindaco Maglio Torquato chiede ora un'azione condivisa tra tutti i comuni per poter porre rimedio. Un'azione condivisa, un'azione che coinvolga tutti i comuni del circondario, vede in una mobilitazione collettiva uno dei primari passi da fare il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato dopo lo sforamento dei record consentiti di inquinamento atmosferico in città. Lo ha ribadito a gran voce dopo che lo scorso 10 agosto la centralina di Vianola ha certificato la presenza media nell'aria di 52 microgrammi per metro cubo di PM10, arrivando così al 35° sforamento. Sappiamo che il problema è comprensoriale, sappiamo che ci sono zone particolarmente critiche sulle quali si dovrebbe intervenire di qui a qualche settimana, penso ad esempio alla zona di Cicalesi, sappiamo e faremo un piano complessivo di riprogrammazione della viabilità. Avevamo contattato tempo fa la società Sintagma, che era quella che si era incaricata della redazione del piano di mobilità e che poi era stato recepito nella pianificazione urbana, che va rivisto anche in previsione di alcune variazioni o modifiche, per esempio la zonizzazione a traffico limitato dell'arteria principale del centro, che è via Barbarulo, via Garibaldi, da rizonizzare a fasce orarie con delimitazione a traffico limitato. Questo perché ci siamo resi conto e sappiamo oramai che quella strada in una certa parte della giornata o in alcuni giorni ha una, diciamo, necessità di essere percorsa per l'accesso ai caselli autostradali, ma ci sono altri giorni della settimana o altre fasce orarie dei giorni della settimana dove l'utilizzo di quella via è una specie di struscio veicolare anziché pedonale, quindi con il tasso di inquinamento importante. Siamo in corso d'opera, abbiamo sottoscritto, come sapete, un protocollo importante con RFI per la cessione entro la fine di quest'anno. Speriamo di riuscire a farlo, salvo le autorizzazioni ministeriali, del tratto di binario dismesso alle spalle del Tribunale dell'Ospedale per costruire una grande arteria di penetrazione alternativa a quella che oggi è via Ricco, e quindi si sta lavorando su più fronti. Io insisto nel dire che la problematica è di carattere comprensoriale, cioè significa coinvolge più comuni dell'agro nocerino. Non è possibile immaginare di risolverla con interventi spot di un unico comune. Non è possibile pensare ad un territorio fortemente conurbato da Scafati a Cava dei Terreni senza avere un piano di mobilità e di infrastruttura viaria complessivo che deve attraversare città che sono di fatto strozzate dal traffico, la nostra più di altre, ma per il semplice fatto che è punto di attrazione per una serie di servizi. È chiaro che se il tribunale è a Nocera anziché ad Angri o a Pagani, se l'ospedale principale è a Nocera anziché a Sarno o a Scafati, se le sedi dell'INPS sono qua, se le principali scuole sono prevalentemente frequentate in questa zona, almeno da parte di alcuni comuni, è fisiologico che qui si verifichino gli intoppi e gli intasamenti centrali. Poi ci sono anche le ragioni positive per cui questo, purtroppo, che è un fatto negativo, accade. Nocera è comunque la città dei locali, dei centri delle maggiori attività commerciali, di ristorazione, di ricreatività, quindi ha prodotto anche
diciamo, un fatto positivo, la gestione perlomeno negli ultimi anni, ma in progressione dell'ultimo decennio, perché riqualificata dal punto di vista degli arredi urbani, poi è stata, diciamo, ulteriormente vivacizzata con la nostra gestione, il completamento di Piazza del Corso. Ora è chiaro che questa attrazione poi produce delle difficoltà. E a proposito invece di salvaguardia ambientale, una bella storia arriva da Eboli, dove il comune ha coinvolto nella pulizia della fascia litoranea della comune della Piana del Sele anche alcuni immigrati ospiti del centro SPRAR. Anche tre ospiti del centro SPAR di Eboli insieme ad un gruppo di volontari hanno collaborato all'intervento di pulizia voluto dal comune che ha riguardato la fascia litoranea di Eboli. Ieri mattina, su iniziativa del sindaco Massimo Cariello e dell'assessorato alle politiche sociali, che come dicevamo ha coinvolto nell'iniziativa anche il centro SPAR, i vigili urbani e la Security Point, la costa ebolitana è stata ripulita dai rifiuti abbandonati. Dopo l'intervento per sanzionare comportamenti illeciti che danneggiano ambiente litorale, ha detto il sindaco Massimo Cariello, questa ulteriore azione segnala l'attenzione dell'amministrazione della Piana del Sele per fascia costiera, residenti e operatori turistici. Un altro segnale importante dopo quello del contrasto ai reati ambientali degli ultimi giorni è l'avere assicurato la raccolta dei rifiuti in un momento in cui tanti comuni sono in sofferenza. Operiamo a 360 gradi, ha detto il sindaco di Eboli, per garantire igiene e vivibilità anche oltre le nostre competenze. L'intervento ha portato a riempire oltre 50 sacchi di rifiuti. Al fianco dei vigili e dei volontari hanno operato anche alcuni immigrati. Abbiamo coinvolto alcuni ospiti del centro SPRAR, ha detto l'assessore comunale alle politiche sociali, Carmine Busillo, per dare il senso della partecipazione e della collaborazione. Un segnale forte per indicare come Eboli sia una città capace di lanciare messaggi importanti e creare condizioni per azioni condivise. Andiamo adesso a Cava dei Tirreni, dove fervono i preparativi per la festa patronale, in modo particolare per mettere a punto un piano anticaos. In vista della festa patronale in onore di Santa Maria dell'Olmo, in programma dal 7 al 12 settembre, l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni già da tempo ha mosso i primi passi per cercare di evitare particolari problemi. Per questo ha predisposto un articolato programma di interventi per garantire il rispetto del decoro del centro storico e delle aree interessate dalle giostre e dalle bancarelle, con l'obiettivo di limitare al massimo i disagi per i cittadini, in particolare per i residenti del centro e degli operatori commerciali tradizionali. Nello specifico, così come fissato nell'apposito vademecum contenuto nella delibera di giunta, i posteggi dei venditori ambulanti saranno dislocate tutte sul lato ovest del corso porticato, lato opposto rispetto allo scorso anno, ed in piazza San Francesco. Tutti i banchi non dovranno oscurare le vetrine dei negozi, posizionare cartoni o altri contenitori lungo il corso e proteggere la pavimentazione stradale dello spazio in concessione con appositi teli. Particolare attenzione poi sarà posta per gli alimentaristi, che dovranno puntualmente osservare le norme igieniche. Confermata anche la dislocazione delle giostre per bambini in piazza San Francesco, con divieto assoluto dell'uso degli impianti sonori, per limitare al massimo i disagi ai residenti durante le funzioni religiose e al vicino ospedale. Le giostre per i più grandi saranno posizionate invece nell'area di via Gramsci. Da Palazzo di Città fanno sapere che ci saranno controlli serratissimi da parte della polizia locale. Novità importanti dovrebbero esserci anche sul fronte viabilità, con l'apertura del viadotto che dalla Tengana porta a viale Gravagnuolo. Per questo sarà predisposta un'ampia isola pedonale sul tratto di strada antistante la Basilica Pontificia della Madonna dell'Ulmo. La pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi.
L'intitolazione della Villa Comunale, dell'anfiteatro della Villa Comunale, ma anche una giornata di spettacolo, di musica che lui amava tanto, così Pietre sul Mare ricorda il medico Michele Siani, ieri la presentazione del primo memorial dedicato al dottore dei bambini. Ed oggi ascoltiamo le parole della figlia Brigida Siani che nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta ieri ha ricordato anche degli aneddoti sul papà non noti a tutti. Soprattutto l'uomo che per tutti era il medico Michele Siani, per me era papà, era semplicemente papà. Quindi è bellissimo che tutti lo ricordino, che io passeggio per le strade, mi riconoscano perché sono la fotocopia, una, come diceva lui, una nana malefica. E nulla, io mi emoziono ogni volta che mi raccontano mio padre in veste di medico, perché ovviamente per me era l'uomo che si alzava la mattina in ciabatte e andava in bagno e faceva un tripudio di odori tra sigaretta, lacca per i capelli, lui non viveva senza, e a casa non c'è mai stato, siamo l'obbligo di chiudere le porte, noi eravamo tutti così, era una famiglia e stavamo tutti insieme aperti, non si nascondeva nulla. E quindi per me è stato all'inizio molto difficile trovare un connubio tra queste due parti di mio padre e farle entrare in me, perché da piccoli ovviamente vederlo sempre al lavoro, poco a casa, faceva soffrire. Poi cresci e ti rendi conto di chi è tuo padre, a prescindere dalle quattro mura domestiche, ed essere fiera. Io sono fierissima di mio padre, sono contenta, e nonostante ogni volta che mi si parli di lui possa soffrire, alla fine è bello, perché dopo un anno ancora le persone lo ricordano e lui sarebbe stato fiero, perché lui faceva tutto per la gente, non per il suo portafoglio, lo faceva perché era nato per fare questo, non poteva fare altro, lui non si immaginava in altre vesti, e quindi questo è un modo giusto per ricordarlo, trovare il modo per continuare a fare del bene tramite il suo ricordo, cioè farlo è ancora tra di noi in questo modo. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio veramente tutto il comune di Vietri, gli amici che sono stati per primi, coloro che ci hanno dato la forza alle figlie anche di organizzare una cosa del genere, perché noi non volevamo farlo, non per pigrizia o per mancanza di rispetto, ma perché fa male, è inevitabile dirlo, fa male, però alla fine sconfiggere questi limiti e varcare la soglia e stare tutti insieme porta ad un grande risultato, sperando che possiamo fare ogni anno il 21 come giorno in memoria di mio padre, di quello che ha fatto, e continuare a fare del bene. E a proposito di medicina e di bambini, anche a Salerno e provincia, in vista dell'avvio dell'anno scolastico, si alimenta il dibattito sulla questione dei vicini, un fronte diviso tra no e chi invece li ritiene importanti. In merito c'è la lettera aperta che il sindaco di Rocca Piemonte ha pubblicato sul suo profilo Facebook, lettera scritta da Daniele Materrone, l'assessore alle politiche sanitarie del comune di Rocca Piemonte, che dice: in occasione della ormai vicina riapertura delle scuole, l'amministrazione comunale esprime il suo pensiero al riguardo. Un paese è vivibile quanto più è elevato il livello di sicurezza sanitaria. Vaccinare i bambini, scrive l'assessore Terrone, è un atto d'amore e di coscienza, amore non solo verso i nostri figli, bensì verso tutti i piccoli e quelle persone che vi operano accanto. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Ant-Man and the Wasp, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Thank you.
Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Si è chiuso il mercato della Salernitana, ne parliamo tra poco nella parte del nostro TG dedicato all'informazione sportiva. A tra poco. In collaborazione con De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli. Vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura. Da 70 anni, leader a Salerno. Ci trovate in via delle Calabrie 93 e in via Ricci 23. 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia, equilibratura e convergenza laser, assetto ruote con nuova tecnologia 3D, vasta scelta di cerchi in lega. Esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto. Concessionario ufficiale Pirelli, Metzeler, Bridgestone, Firestone, Sieberling, Dunlop, Goodyear, Yokohama, Michelin e tanti altri. Da noi troverete scelta, cortesia e affidabilità. De Filippis Pneumatici. Il passato, il presente, il futuro. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, nubi irregolari con temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, nubi irregolari con deboli temporali. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Allora, subito in primo piano, nella parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva, il mercato della Salernitana che si è chiuso con il colpo di Gennaro. Il regista passa in Granata, in prestito dalla Lazio, perfezionati pure i passaggi dei due Anderson alla corte di Colantuono. Oggi tocca a Migliorini. Il bilancio del mercato Granata è positivo, il colpo di Gennaro e non solo, i due Anderson, Migliorini e le uscite di alcune zavorre. Si è chiusa ieri sera alle 20 in punto la campagna trasferimento calciatori nelle sale dell'Hotel Meliá di Milano. La Salernitana torna a casa con una rosa rinforzata. Davide Di Gennaro, giusto rimarcarlo, è la ciliegina sulla torta. Il talentuoso regista arriva in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto. In Granata pure anche Andre e Javan Anderson, sempre in prestito al club biancoceleste. Oggi invece si formalizzerà il trasferimento in Granata del difensore Marco Migliorini, svincolatosi d'ufficio dopo la mancata ammissione dell'Avellino. Si sono accasati altrove invece Emanuele Cicerelli al Foggia, Antonio Zito alla Casertana e Nunzio Di Roberto alla Juve Stabia. Emilio Volpicelli passerà al Pro Piacenza in prestito, un finale con il botto nelle sale dell'Hotel Meliá che anche quest'anno ha ospitato il calciomercato. Davide Di Gennaro, classe 88, è stato un autentico colpo ad effetto, inseguito fino all'ultimo momento dal club Granata. Il regista della Lazio è stato il vero obiettivo della Salernitana, un'operazione tentacolare portata avanti dal DS Fabiani, che prima ha puntato su obiettivi Civetta per distogliere l'attenzione e ingolfare il mercato in uscita delle altre, e poi si è fiondato senza mezzi termini sull'ex Cagliari. I vari Vacche e Ceravolo del Parma, infatti, sono stati falsi bersagli per arrivare proprio a quello che era il vero uomo nel mirino, Davide Di Gennaro. Il regista era da tempo promesso sposo proprio del Parma, i ducali però avevano necessità di liberare spazio in rosa e si erano fidati della Salernitana, che sembrava interessata a due suoi profili. Niente di tutto questo. Di Gennaro è stato accerchiato dalle avance granate e spinto all'ombra della Rechi dagli sforzi di Lotito, che gli ha prolungato il contratto con la Lazio per altri due anni, fino al 2022, a cifre che si aggirano sui 350.000 euro a stagione, promettendogli pure la fascia di capitano. Non solo. La Salernitana ha fatto il resto incentivandolo con un surplus di altri 50.000 euro a stagione. Di Gennaro si è preso un po' di tempo per decidere e poi ha messo la firma sul contratto. Detto, fatto, e firma sigillata sul contratto alle 19:19 in punto, la data del centenario. Quello è stato l'ultimo di quattro colpi battuti dalla Salernitana in una giornata frenetica a Milano. Prima, infatti, erano arrivati i prestiti di Andre Anderson, classe 99, e Javan Anderson, classe 95, dalla Lazio. Il primo è un talentuoso trequartista brasiliano, ex Santos, che si stava allenando già da giorni agli ordini di Colantuono. Javan Anderson, invece, è un cursore di fascia ingaggiato dalle Aquile a parametro zero, dopo il fallimento del Bari, che ha già fatto le valigie in direzione Salerno. Definito anche l'accordo per il difensore Marco Migliorini, il cui ingaggio potrà essere formalizzato pure oggi. Si parla di un annuale con opzione per altri tre anni a circa 120.000 euro, con bonus a presenza di 20.000 euro, che potrebbero fargli impennare lo stipendio fino a 200.000 euro a stagione.
Il DS della Salernitana si dice soddisfatto del mercato. Fabiani ha tirato le somme della campagna rafforzamento dell'anno del centenario parlando di una squadra importante. Adesso tocca a tecnico e giocatori dimostrarlo sul campo. Sentiamo ancora Eugenio Marotta. Alla fine ci si è riusciti? Bah, difficilissima non direi. Diciamo che la volontà del giocatore già da questa mattina era quella di venire a Salerno, perché evidentemente ha seguito un po' le vicende del mercato, di quello che sta facendo la Salernitana. Non difficilissimo, perché poi vanno ringraziati i due copatron, Lotito e Mezza Roma, che hanno evidentemente inteso rinforzare ulteriormente la Salernitana nella squadra, per cui direi insomma che è andato tutto abbastanza bene. Con sei criptico come al solito, però so che insomma c'è stata veramente un'operazione dalla James Bond, ma al di là di questo, con gli innesti dei due Anderson di Gennaro, dove collochi la Salernitana quando manca praticamente nulla al gong finale? Ma no, io ogni fine anno e ogni fine mercato dico sempre la stessa cosa: crediamo di aver fatto bene, questo bene non sappiamo dove può arrivare, perché poi è sempre il campo il giudice supremo. Adesso fare proclami non serve a nulla, adesso serve imboccarsi le maniche, lavorare, perché ho già detto in qualche altra circostanza, quest'anno è anche il centenario viene una sola volta nella vita e lo dobbiamo onorare con tutte le nostre forze, per cui mi auguro che si riesca a fare un qualcosa di diverso rispetto a quello che volevamo fare anche lo scorso anno, ma che non ci siamo riusciti. I depistaggi vado a naso di Vacca e Ceravolo, l'operazione tentacolare, l'arrivo di Di Gennaro, stai facendo insomma, oltre che il cripto, il modesto, è stata l'operazione, una delle operazioni più difficili da quando sei a Salerno? Ma io in questo mondo ci devo vivere per altri anni, no? Limitiamoci a dire che abbiamo preso Di Gennaro, che va bene così, siamo tutti soddisfatti e chiaramente poi Di Gennaro sicuramente dovrà mettere in campo tutto il suo valore insieme agli altri compagni di squadra, che secondo me quest'anno sono vogliosi anche loro di fare un qualcosa di importante, perché inizio a percepire che sta passando, no, questo messaggio del centenario, no? Che detta così il centenario, ma se uno ci pensa bene, il centenario, come dicevo prima, viene una sola volta e magari puoi rimanere nella storia, no, della squadra che celebra il centenario. Per scaramanzia non vuoi dire dove collochi la Salernitana, ti chiedo dove collochi invece Di Gennaro, sono curioso, cioè come vedi Di Gennaro come collocazione tattica nel 3-5-2 disegnato, immaginato da Colantuono o con una eventuale variazione sul tema, a tuo avviso naturalmente? Di Gennaro credo che sia un play spaccato, unisce la tecnica a una capacità di ragionamento importante. La domanda era dove collochi la Salernitana. Io credo che dobbiamo prestare attenzione alle altre squadre, perché non vedo quest'anno squadre deboli, no? Con Materasso. Con il fatto che siamo a 19. Questo è un handicap? Non lo so, però ho visto un po' gli animi agitati da parte di numerosi colleghi, no? Che non hanno badato al sodo e hanno preso giocatori a go-go. Per cui questo sta a significare che sarà un bel campionato spettacolare, tutto da vivere, che sicuramente si è alzata molto l'asticella rispetto allo scorso anno, un po' da parte di tutte le squadre, per cui, ripeto, non saprei dire dove ci possiamo collocare. Certamente so che possiamo ben figurare con tutti, ma lo dicevo anche lo scorso anno e mi auguro che quest'anno insomma sia davvero così. Ancora una piccolissima interruzione pubblicitaria, restate con noi.
In segno di rispetto e vicinanza alle vittime della tragedia di Genova, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di Coppa Italia che erano in programma domani. La Cavese ha comunicato ai tifosi che hanno acquistato il tagliando per il derby con la Paganese che potranno recarsi con il biglietto e il documento d'identità presso il punto vendita dove è stato comprato ed ottenere così il rimborso. La nocerina torna a casa dopo le fatiche del ritiro e trova un San Francesco ripulito ad opera dei suoi stessi tifosi. I rossoneri affronteranno in amichevole il Gragnano in attesa dell'esordio in Coppa Italia. L'amore per la maglia è più forte delle vicissitudini societarie in cui versa attualmente la Nocerina Calcio. La forza e la fortuna della Nocerina è da sempre una tifoseria appassionata e calda che non ha mai fatto mancare il proprio apporto fattivo ed economico alla società rossonera. L'ultima iniziativa in ordine cronologica dei suoi tifosi ieri mattina, quando un gruppetto di supporters si è armato di attrezzi ripulendo gli spazi del San Francesco lasciato dopo la fine dello scorso campionato all'incuria del tempo. Un'iniziativa che certamente non è passata inosservata e soprattutto che ha colto di sorpresa l'attuale reggenza rossonera rappresentata da Bruno Iovino, che non ha potuto fare altro che ricevere l'ennesima attestazione di stima nei confronti di una squadra e soprattutto di una fede. Intanto la squadra prosegue gli allenamenti in vista dell'esordio di Coppa Italia. Proprio in questa ottica la squadra domani mattina sarà ospite al San Michele di Gragnano per un amichevole che servirà al tecnico viscido a fare il punto della situazione dopo 10 giorni di ritiro e al neo DS Felicio Ferraro di valutare i ruoli dove la squadra è bisognevole di rinforzi. Il test contro il Gragnano, squadra militante anch'essa nel massimo torneo dilettante, sarà anche l'occasione per valutare i tanti under in rosa e per verificarne la loro crescita in un campionato difficile come quello di D e soprattutto in una piazza esigente come quella di Nocera Inferiore. È davvero tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.